Per prima cosa bisogna sapere che per acquisire ritmo è necessario coordinarsi. I colpi vanno insieme, e quindi si dirà all'unisono, oppure prima o dopo. Questo è un concetto che ognuno è in grado di capire, ma soprattutto ognuno sarà in grado di metterlo in pratica. Tutto sostanzialmente parte da un riferimento. Il nostro primo riferimento sarà semplicemente un dito. Un dito che va a tempo e che picchietta su una superficie. È sufficiente che solo un dito vada a tempo e si porterà dietro tutto il resto. Seguendo il concetto che abbiamo detto prima, o i colpi andranno insieme, oppure prima o dopo. Questo ci permetterà di eseguire tempi semplici, sincopati, composti, fino ad arrivare addirittura alla poliritmia. Quindi questo primo ritmo lineare è l'inizio di tutto. Non è un sogno, è realtà e presto lo scopriremo. Relativamente al tempo, vi ho preparato un piccolo video in modo che abbiate la definizione di quello che è il tempo. Noi suoniamo la batteria e quando io spesso faccio questa domanda ai miei studenti, in pochi mi sanno rispondere davvero. La cosa importante da stabilire adesso è di creare una guida lineare da suonare in tutta la lunghezza del pattern. La guida lineare di cui abbiamo parlato all'inizio era un dito che andava a tempo. In questo caso sarà invece magari la vostra mano destra che esegue la figurazione sulla hi-hat, oppure un ostinato fatto coi piedi, inserendo poi un po' alla volta gli altri elementi senza lasciare mai la nostra guida. Si arriverà così alla fine dell'esercizio, soprattutto senza trasmettere mai al cervello delle informazioni sbagliate. Questo è un aspetto fondamentale. Se noi cerchiamo invece di eseguire un esercizio che non viene e ci ostiniamo, avremo tantissime esecuzioni sbagliate nel nostro cervello, tantissimi errori che poi immancabilmente si ripresenteranno in fase esecutiva. Vi riporto qui un pratico esempio dove si vede un pattern e le sue fasi precedenti per acquisirlo. Ogni esercizio deve essere ripetuto per 4 volte di seguito fino ad arrivare all'obiettivo finale, che dovrà essere ripetuto almeno per 20 volte per essere realmente memorizzato. Allora, Junior, tutto chiaro la lezione di oggi? Il tempo, il ritmo. Come non hai tempo? Beh, bell'elemento, eh?